Giovedì 16 febbraio 2012, nella palestra dell'istituzione scolastica Codignola si rappresenta la favola Due Diavoletti scritta dal professore Mario Decima, che sta spiegando. Non vi potrò narrare tutto il contenuto della tavola, altrimenti vi tolgo il gusto di leggerla, oppure ve la posso anche leggere. Però sicuramente è una tavola ispirata al bene. In effetti, durante tutta la tavola, voi vedrete i due protagonisti, Beniamino e Zebul, nascono diavoli tutti e due, però uno si salva, ma si salva per volere di Dio. Quindi diciamo che uno dei due sarà corrotto, non nascono. E c'è tutto un alternarsi di vicende tra forze del bene e forze del male. Però è un peccato, un male